Scuola Viva è il fiore all'occhiello della Regione Campania. Abbiamo aperto al pomeriggio 450 scuole sulle 1000 presenti nella nostra regione al pomeriggio, perché per noi i ragazzi devono star bene all'interno delle strutture al mattino, ma anche con laboratori che possano servire per far cambiare quello che è la loro idea di scuola, ma anche entrare con terzo settore, con le famiglie. Insomma, quella che si sta svolgendo oggi è proprio l'idea che avevamo in mente, delle comunità che si possano sviluppare partendo proprio dalla scuola. E quindi la pubblica istruzione e la scuola si rilancia in Campania anche attraverso queste iniziative? Si rilancia assolutamente, l'energia, la passione sono contagiose, il fatto di poter fare laboratori che spazino dalla cucina allo sport, alla musica, al teatro, fa in modo che i ragazzi si sentano a casa nelle loro scuole. Il progetto Scuola Viva è stato suddiviso in 7 moduli, tutti sono laboratoriali, tutti moduli anche per coinvolgere i genitori. Abbiamo recuperato, vi faccio qualche esempio, c'è un modulo che si chiama Made in Scuola, dove abbiamo recuperato ritagli di pelle di fabbriche di scarpe locali, e con quelli piccoli e grandi, mamme e bambini hanno realizzato degli oggetti, borsette, pochette, astucci, che verranno poi venduti nei nostri mercatini della solidarietà. Quindi da rifiuto a risorsa, nel vero senso della parola. Ce n'è un altro dove costruiamo strumenti musicali con materiali di scarto, con spazzatura, ma lo fanno con un musicista che gli insegna anche a suonare, per cui tutto ciò che era materiale da buttare diventa musica, e questo per me insomma è una magia. Dieta mediterranea, sport, abbiamo recuperato un'antica tecnica che è quella della filatura della ginestra, e anche lì coinvolgiamo sia i piccoli che i grandi. Tante mamme quest'anno hanno partecipato ai moduli, quindi un successo per quanto riguarda l'apertura della scuola anche ai genitori e al mondo adulto. E questo è un esempio di come si fa la scuola, si fa la cultura, e come il Sud, chiaramente anche grazie a questa iniziativa, può crescere. Bisogna dare un plauso particolare alla dirigente, alla preside De Biase Maria, che con forza e determinazione sta attuando questo progetto da anni, ci crede e con determinazione è riuscita a ottenere grandi risultati. E colgo l'occasione oggi di ringraziare anche l'assessore regionale alla pubblica istruzione e alle politiche sociali per essere qui a Policastro Bussentino, e quindi significa che le istituzioni sono vicine al territorio, e questo ancora di più fa sì che queste iniziative possano durare nel tempo e far crescere i nostri territori, i nostri figli. Soprattutto se crescono i nostri figli cresce il nostro futuro, e abbiamo il futuro, quindi la nostra speranza è che questi territori possano crescere e possano avere un futuro.